È bastato il minimo sforzo a Matteo Salvini per ribaltare una giornata che poteva trasformarsi in una Waterloo per il governo, costretto ad esporsi, votando per l'impunità del capo della Lega. A metà mattinata, nell'aula del Senato, Salvini ha preso la parola, chiamato al complicato compito di spiegare perché chiedeva per sé di non essere giudicato dalla magistratura sul caso Diciotti. Come prima cosa Salvini si è andato a mettere tra i banchi della Lega, come se non dovesse rispondere come ministro. Ma è durante il suo discorso che si è prodotto in uno dei suoi numeri, perdonatemi, io di solito non mi emoziono quando parlo, ma c'è di mezzo un reato. Ed è scattato il primo applauso. E lui, di solito, poi, vado a braccio, mentre stavolta me lo sono messo per iscritto perché quando si mette in dubbio che col mio lavoro io abbia fatto privatamente, abusando della mia carica, qualcosa che ho fatto, faccio e farò per difendere la sicurezza dei miei e dei vostri figli, perdonatemi un po' di emozione. Salvini preannuncia platealmente una emozione che 10 minuti più tardi sembrerà provare, a conclusione di un discorso nel quale aveva lanciato 2 messaggi. Il primo, la scelta di non far sbarcare i migranti tratti in salvo dalla nave militare italiana per circa una settimana, era stata una scelta politica governativa e, come tale, non sindacabile e non un abuso di un ministro per ottenere un personale vantaggio politico. Secondo messaggio, non lascerò mai morire nessuno in mare. Se il programma era quello di mostrare ai senatori e all'opinione pubblica un Salvini umano accanto a quello tosto che tutti i giorni difende l'Italia dagli invasori, la missione alla fine è riuscita anche perché l'unica opposizione consistente sul caso Diciotti, il PD, si è attestato sul minimo sindacale. Il presidente dei senatori Andrea Marcucci ha lasciato l'intervento finale alla senatrice Anna Rossomando, mentre Matteo Renzi non c'era. E il nuovo leader del PD Nicola Zingaretti non ha commentato in nessun modo l'evento, il ministro dell'interno che si era sottratto al giudizio della magistratura. Risultato, la scontatissima votazione che ha negato l'autorizzazione a procedere si è svolta in un clima privo di pathos. Certo, la maggioranza di governo poteva contare sul voto favorevole di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Certo, sui numeri non c'era nessuna incognita e infatti sì alla richiesta di negare l'autorizzazione a procedere sono stati 237, mentre i contrari sono risultati 61. Ma quando sul tabellone sono apparse le lucine verdi e rosse che sancivano la vittoria di Salvini, l'aula di Palazzo Madama è rimasta in silenzio. I grillini, costretti a votare contro la loro storia, non hanno gioito e i senatori del PD hanno rinunciato a manifestazioni clamorose di dissenso. Punto certo, dietro l'atteggiamento composto c'è una precisa direttiva del nuovo corso, Nicola Zingaretti, già nei giorni scorsi aveva chiesto al presidente dei senatori di rinunciare ad atteggiamenti grillini, cartelli, urla, lancio di oggetti dagli scranni. Dietro i numeri che hanno assolto a larghissima maggioranza Salvini ci sono anche sintomi di un malessere crescente. Tra i senatori 5 Stelle 7 erano assenti, mentre sono stati 3 i voti favorevoli all'autorizzazione a procedere, La Mura, Fattori e Nulles. Punto dall'opposizione si faceva notare che la maggioranza, senza l'aiuto di FI e FDI sarebbe rimasta sotto la maggioranza assoluta, fissata a quota 161.
una flessione che per ora non mette in pericolo il governo.